Recensione di Sonic Blast per Sega Master System, un'esclusiva della Tectoy. Difatti, questo gioco era uscito esclusivamente per Game Gear in tutto il mondo e poi la Tectoy ne ha fatta una sua versione. La copertina ci mostra un Sonic in 3D. E considerando che per Master System questo gioco è uscito nel 97, direi che è una copertina al passo coi tempi. Oramai nel 97 la grafica 3D aveva preso piede, consideriamo che la PlayStation è uscita nel 94-95 e anche le copertine si aggiornavano con una grafica 3D. Per l'ennesima volta, il dottor Robotnik, alias dottor Eggman, ha rubato gli smeraldi Chaos, anche se questa volta sono 5 e non 6. Siccome il malvagio dottore intende utilizzare questi preziosi smeraldi a fini malefici, Sonic dovrà un'altra volta impedirglielo. Questa volta però Sonic verrà accompagnato da Knuckles. Quindi si può scegliere se giocare con Sonic oppure con Knuckles, l'echidna. In questo episodio Sonic acquisisce un doppio salto e può fare lo spin dash. Knuckles può fare lo spin dash, ma al contrario di Sonic non ha il doppio salto, però può planare dopo il salto e può anche arrampicarsi sui muri. Quindi i due personaggi conferiscono un gameplay un pochino differente l'uno dall'altro. Il titolo in questione è un videogioco di piattaforme che sfrutta le abilità dei protagonisti, come per esempio la super velocità o la possibilità di compiere i giri della morte. Tutto il gioco è distribuito lungo 5 schemi e ogni schema è diviso in 3 livelli. Nelle prime due fasi di ogni schema è nascosto un grosso anello. Questo grosso anello ci dà l'accesso a delle zone bonus in cui la grafica diventa pseudo tridimensionale, il nostro personaggio viene inquadrato dal dietro e noi dobbiamo raccogliere un certo quantitativo di anelli. Nella prima fase questo tipo di zona bonus ci regala soltanto una vita extra e nella seconda fase di ogni schema, in questo tipo di bonus possiamo trovare lo smeraldo Chaos. I power-up sono contenuti all'interno di speciali monitor come in tutti gli episodi di Sonic, almeno in tutti quelli sulle console ad 8 bit di casa Sega. E tra i vari power-up posso citarvi la classica scarpetta per correre più velocemente, l'invulnerabilità temporanea, la possibilità di ottenere un checkpoint, la vita extra, eccetera. Sonic Blast porta quindi effettivamente alcune novità, come la presenza di Knuckles con la sua capacità di arrampicarsi sui muri o di planare, o il doppio salto di Sonic. Però molte delle novità introdotte in Sonic Chaos e in Sonic Triple Trouble se ne sono andate. Per esempio, non c'è la possibilità di colpire gli avversari dopo essere saltati su una molla, vista in Sonic Triple Trouble, non ci sono gli avvitamenti, visti in Sonic Chaos, e poi mancano tutti i mezzi di trasporto, visti nei vari precedenti episodi di Sonic, come per esempio il deltaplano, carrellini vari, oppure la possibilità di entrare nelle bolle di aria negli schemi subacquei. Sono però presenti degli ascensori che si attivano facendo rotolare il nostro personaggio con un bello spin dash. Per il resto, gli elementi classici di Sonic sono presenti, quindi i livelli pieni di anelli con i giri della morte. I primi livelli sono i più semplici e lineari, poi man mano che si avanza gli schemi diventano sempre più complessi. Abbiamo la possibilità di saltare rotolando, i nemici devono essere eliminati mentre il nostro personaggio rotola, quindi o saltando o facendo lo spin dash. Ci sono gli schemi subacquei, ci sono i boss di fine livello e ci sono tante piattaforme. Prima di passare all'analisi dettagliata,
Voglio sottolineare che in questo episodio di Sonic, ogni volta che si viene colpiti non si perdono tutti gli anelli, ma se ne perdono soltanto 10, indipendentemente dalla quantità posseduta in quel momento, con la possibilità di recuperarne alcuni. Questo rende Sonic Blast l'episodio forse più facile di tutti. La grafica di Sonic Blast è, dal mio punto di vista, semplicemente eccezionale. Una grafica pre-renderizzata su Sega Master System non me la sarei mai aspettata, anche perché, forse per ignoranza, consideravo la console non abbastanza potente per gestire questo tipo di grafica. Invece sono stato smentito. Abbiamo tantissimi colori a video e uno scrolling comunque accettabile e abbastanza veloce. Non veloce come magari Sonic Chaos o Sonic Triple Trouble, ma comunque sufficiente per un gioco di Sonic. Ho letto in rete diverse lamentele. Le lamentele relative alla grafica sono che sarebbe poco dettagliata, che le animazioni sono troppo poche e che lo scrolling non è agli stessi livelli dei precedenti episodi di Sonic. Il mio parere è il seguente: sì, lo scrolling è un pochino peggio, però insomma, con una grafica così stiamo parlando di un Master System o di un Game Gear. Cosa si vuole pretendere? Cioè, per carità, ognuno ha il diritto ad avere le proprie opinioni, però ci sono anche dei limiti hardware. Che la grafica sia poco dettagliata, no, io su questo non sono d'accordo, a parte che ci sono talmente tanti colori a video che non sembra nemmeno un Master System, ma il dettaglio secondo me è elevato considerando le capacità della console. Casomai possiamo dire che la grafica pre-renderizzata, che tanto ha fatto scalpore e che è stata introdotta ufficialmente nel mondo dei videogiochi alla massa, diciamo, da Donkey Kong Country per Super Nintendo, è invecchiata piuttosto male e sembra, vista al giorno d'oggi, un po' povera in dettaglio, un pochino plasticosa, decisamente sgraziata e dall'aspetto meno retro. Questo ovviamente non vale per i mostri sacri come Donkey Kong Country, però certamente vale per questo Sonic Blast. Ma a parte questo, dal mio punto di vista la grafica è eccezionale. Sì, le animazioni non sono niente di che, però insomma, signori, stiamo parlando di un Sega Master System, eh. Il microprocessore centrale del Master System era uno Z80, poi per carità c'era il processore grafico, però stiamo parlando di uno Z80. Non credo si potesse pretendere chissà quanto di più. Ci sono anche le zone bonus che hanno questa grafica simil tridimensionale, pseudo tridimensionale, l'abbiamo vista poco fa, che hanno uno scorrimento convincente. Per cui per me la grafica è semplicemente fantastica, nonostante i soli 5 schemi presenti, è anche molto varia. Per cui per me top. Il sonoro è di buon livello, con delle musiche carine, però generalmente, anche se ripeto, il sonoro è di buon livello, però a me è sembrato inferiore a qualunque altro episodio di Sonic mai visto su Master System. Quindi da questo punto di vista, secondo me, c'è effettivamente un peggioramento rispetto a tutti gli altri episodi. La giocabilità. Purtroppo i programmatori di questo episodio si sono concentrati molto sull'aspetto pre-renderizzato della grafica, ma si sono concentrati un pochino meno sulla strutturazione dei livelli. Molti appaiono disordinati, quasi confusi, e soprattutto i livelli sono molto grandi in alcune situazioni.
Ma purtroppo spesso la strada che ci conduce dall'inizio alla fine è breve. Il livello è molto grande soltanto per quei giocatori che desiderano esplorarlo alla ricerca di power-up. Questo è valido fortunatamente soltanto per i primi schemi, però a me è sembrato uno spreco. I comandi rispondono bene ed il gioco è da una parte troppo facile e dall'altra più difficile degli altri Sonic. Cerco di spiegarmi meglio. L'azione action, l'azione platform, è resa incredibilmente più facile dal fatto che ogni volta che si viene colpiti si perdono soltanto 10 anelli, con la possibilità di recuperarne alcuni. Soltanto l'ultimo boss è davvero difficile. Tutto il resto del gioco, da questo punto di vista, è praticamente una passeggiata. È più difficile, invece, degli altri Sonic perché trovare gli anelli giganti che contengono il livello bonus per raggiungere lo smeraldo Chaos in alcuni casi è piuttosto difficile proprio per via della natura complessa e in alcuni casi disordinata dei livelli. In più, noi dobbiamo raccogliere 50 anelli in queste fasi bonus per poter raggiungere la fine e prendere lo smeraldo Chaos. Però se ne prendiamo di meno, arriviamo alla fine senza prendere lo smeraldo Chaos. Non avremo, nel corso del gioco, altre opportunità per tentare di prendere questo benedetto smeraldo Chaos. Infatti, come vi ho detto all'inizio, soltanto nella seconda fase di ogni schema si può accedere alla fase bonus che contiene lo smeraldo Chaos. Quindi se noi sbagliamo, basta. O rifacciamo il gioco, o altrimenti per quella partita con lo smeraldo Chaos è definitivamente perso. Quindi in definitiva è un Sonic più facile da finire senza smeraldi Chaos, ma più difficile da finire con i 5 smeraldi Chaos. La longevità. Dunque il gioco non è molto lungo. Una partita dall'inizio alla fine può durare circa 35 minuti. Però c'è la possibilità di giocarlo una volta con Sonic e l'altra volta con Knuckles ed è diverso. Diciamo che Sonic privilegia l'azione veloce, Knuckles privilegia l'esplorazione. Sono due modalità un pochino diverse. Quindi il giocatore è spinto a finirlo con tutti e due i personaggi e la difficoltà, come vi ho spiegato prima, possiamo considerare questo episodio più facile se non ci interessano gli smeraldi, un pochino più difficile se ci interessano. Io direi una longevità media, forse qualcosina di medio, ecco. Prima di passare alle mie considerazioni finali, alcuni cenni sulle differenze tra questa versione e quella per Game Gear. Tectoy non ha fatto altro che realizzare una Game Gear to Sega Master System hack e da una parte si è impegnata davvero tanto, perché riuscire a convertire una grafica secondo me pensata apposta per sfruttare la migliore tavolozza di colori del Game Gear su Master System non era affatto facile. Invece la maggior parte degli schemi presentano una grafica che è quasi uguale a quella vista su Game Gear, con una visuale più ampia perché il Master System aveva una migliore risoluzione video. Il primo schema in realtà è quello che perde di più in dettaglio grafico perché il cielo è di un colore solo, mentre su Game Gear aveva diverse sfumature. E poi l'ultimo boss ha proprio dei colori sbagliati. Proprio l'ultimo boss è stata l'ultima fase, diciamo, è proprio colorata male. Però per il resto il lavoro della Tectoy è fantastico. Però è un lavoro a metà perché alcune cose sembrano davvero il risultato di un lavoro amatoriale, non di una conversione ufficiale. Per esempio, i livelli bonus
mantengono la stessa risoluzione del Game Gear, quindi sono in un riquadrino, ecco ne vediamo uno, e poi da parte abbiamo dei rimasugli di colore che andavano tolti. Ok, vuoi lasciare la stessa risoluzione del Game Gear? Va bene, però almeno tira via quei colori lì da parte che non c'entrano niente. Queste fasi sono convertite male perché c'è una rilevazione delle collisioni con gli anelli un po' sfasata. A volte prendi l'anello ma non viene rilevato. E questa caratteristica è frustrante perché avendo una sola possibilità per schema per raccogliere uno dei 5 smeraldi, essendoci soltanto 5 schemi, e non puoi sbagliare, quindi ti girano un po' le scatole, ecco, quando vedi che prendi l'anello ma il gioco non se ne è accorto. Ed infine gli scontri con i boss non sono stati ottimizzati con la nuova risoluzione, e per alcuni non succede niente, per altri invece avvengono alcuni problemini, come in questo caso. Nel Game Gear questo boss quando scendeva non si vedeva, qui si vede, e a parte la bruttura di vedere il boss che scompare da una parte e riappare dall'altra, ma questa differente risoluzione lo rende anche più difficile. In qualche modo si passa più facilmente dall'altra parte, dietro al boss. Questo fa sì che il boss non venga colpito, insomma, è bruttarello. È più brutto rispetto a quanto visto su Game Gear. Questo altro boss invece è vergognoso perché appare improvvisamente, ecco, l'abbiamo visto adesso, praticamente non si vede che entra nello schermo, ma appare già entrato, e oltre ad essere brutto da vedere lo rende anche più difficile da sconfiggere. Anche in questo caso è più facile rispetto alla versione per Game Gear trovarsi dietro al boss, e insomma sembra un lavoro amatoriale, ragazzi, sembra, è vergognoso vedere una cosa così su un prodotto ufficiale. Non capisco perché non hanno curato questi aspetti quando al contrario sul lavoro di conversione grafica, sul lavoro di conversione dei colori, a parte l'ultimo boss e un minor dettaglio nel primo schema, invece si sono impegnati tantissimo. Ma vedere queste cose, questo boss qua che poi compare all'improvviso, è proprio brutto. Ho notato che stanno realizzando una Game Gear to Sega Master System hack, quindi non della Tectoy, ok? Però sono arrivati al momento in cui realizzo questo video alla versione 1.1, che non dovrebbe essere quella finale, quindi aspetto la versione finale per vedere se riusciranno a risolvere tutti questi problemi. Le mie considerazioni finali. Sonic Blast è un episodio di Sonic che punta tanto sulla famosa grafica pre-renderizzata. Introduce qualche novità. Il gameplay è comunque accettabile, è un buon videogioco, ma complessivamente lo ritengo il peggior Sonic su Sega Master System, e questo è dovuto soprattutto ad un level design poco ispirato, poco elaborato e soprattutto troppo complesso negli ultimi livelli. Una complessità, una struttura labirintica che non è ben congegnata, ma risulta spesso disordinata e confusa. Inoltre l'ultimo boss, o meglio il secondo scontro con l'ultimo boss, è davvero troppo difficile rispetto a tutto il resto, un'impennata di difficoltà inspiegabile. Purtroppo a queste considerazioni generali dobbiamo associare il fatto che la versione della Tectoy ha delle mancanze gravi, come la non ottimizzazione del gioco alla nuova risoluzione, una rilevazione delle collisioni con gli anelli nei livelli bonus da rivedere, e i colori dell'ultimo scontro col boss tutti sbagliati. Vi ringrazio per la visione, vi ricordo che un like e un'iscrizione al mio canale supportano il mio lavoro. Per non farvi mancare nulla, ecco qui un altro esempio di mancata ottimizzazione. Quel muro a sinistra non dovrebbe esserci. Tra poco la mia votazione finale.